Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi parliamo di un sacco di novità di nuovo relative alla Season 5 di Fortnite. Un sacco di cose stanno venendo fuori in questi giorni e stanno spoilerando la Season 5 in una maniera veramente, veramente vergognosa. Tanto vergognosa che la stessa Epic Games non è che l'ha presa proprio bene, sebbene nelle altre stagioni se ne sbatteva, in questa season gli hanno veramente spoilerato il mondo. Quindi noi abbiamo visto anche ieri nei video che la trama della season 5 potrebbe tranquillamente contenere parti del Far West. Molti stanno dicendo che la mappa potrebbe subire una bella modifica e diventare un po' come la mappa di Realm Royale. Quindi zone di un'unica mappa con ambientazioni diverse, che non è proprio male come idea. Chi gioca a Realm Royale sa che c'è il deserto, il ghiaccio, il bosco, la foresta dei funghi e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, ragazzi, cosa importantissima, la più importante di tutte, questa sera dalle ore 7:30 bisognerà guardare il cielo, dicono, perché ci sarà qualcosa inerente al rocket. Il rocket sembrerebbe che, boh, potrebbe partire, non si sa. Di certo abbiamo scoperto che ogni ora stanno suonando le sirene, quelle che ci sono nella base segreta vicino a spiagge snob, e quindi oramai il lancio è imminente. Per quello che riguarda invece i nostri leak di oggi, volevo farvi vedere i 6 nuovi balli che potremo trovare in questa settimana, quindi la penultima, l'ultima della Season 4 e la prima della Season 5. Il primo ce l'abbiamo già oggi nello shop, l'avete sicuramente già visto, o se non l'avete visto, potete andare a vedere il mio video, quello caricato alle 6 del mattino, per scoprire che cosa troviamo nello shop. Il primo ballo, ragazzi, è il ballo dell'aquila. Eccolo qua. No, questo è quello del cuore. Questo è un altro. True Heart. Molto femminile, molto carino, non diciamo nulla, non diciamo nulla. Ballo numero 2, ragazzi. Il ballo del Boogie Down. Molto cool, numero 3, vediamo un po' il bello. Questo, vieni acca, ca, devi venire, va, vieni acca, ca, questo è forte nella 1 vs 1, questo è molto bello come ballo. Andiamo avanti con lo sporcle. La scintilla, quella di Capodanno dei bambini. Avanti ancora con il penultimo ballo. La dab infinita. Abbiamo tutti la prima dab, quella normale. Questa l'hanno rifatta la dab infinita. Non ne ho capito bene il senso. E l'ultimo è l'aquila che c'è oggi nello shop. Eccolo qua. Questo lo devo prendere per dire ai ragazzi quando fanno i falchi pellegrini. Così proprio, guarda, 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 guarda. Sì, il falco pellegrino che si fotte tutto. Uguale. Ti manda un po' i pazzi, questo ballo qua, però non è male. Non è assolutamente male. E quindi, ragazzi, questi erano i 6 balli di Fortnite che ci saranno nelle prossime settimane. Ma ovviamente, ragazzi, i file dei data miner non sono finiti qua. Si sta parlando da tanti giorni di una cosa che molti di noi, me compreso perché anche a me piace, stanno veramente aspettando da tantissimo. Sappiamo, ragazzi, che tutti vorremmo, almeno la maggior parte, una di quelle skin più belle di Fortnite, che è la skin dello scheletrone, quella epica che usciva nella prima season, ma per
per il momento sembrerebbe che sia solo un'utopia poterla ottenere, visto che a meno che con gli scambi non potrà essere data ai nostri amici, non sembrerebbe che Epic Games voglia riproporla nello shop. Non è così invece, ragazzi, per quello che riguarda un'altra grande, grande skin che molti di voi vorrebbero, che è il Cavaliere Rosso. Come sapete, raga, questo era una skin leggendaria della Season 2. C'era il Cavaliere Rosso, che è femmina, e il Cavaliere Nero, ovviamente, che è maschio. E io preferisco il Cavaliere Nero, vi chiedo scusa, ma a me le skin femminili non so. Anche se il Cavaliere Rosso è veramente, veramente fatto bene. Perché vi dico che potrebbero riproporre a breve il Cavaliere Rosso? Perché, ragazzi, nei file di gioco è stato trovato questo piccone che sembra davvero far parte del set del Cavaliere Rosso. Quindi, ragazzi, sono molto, molto aperte le idee su un possibile ritorno di questa skin leggendaria che tanto è desiderata dai giocatori di Fortnite. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Vi ricordo che oggi, dalle ore 14:30, mi troverete al centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni, dentro l'Euronics, dove ci sarà un evento sponsorizzato da Trust in collaborazione con Euronics. Giocheremo a Fortnite insieme su due postazioni da gaming. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live domani mattina con i fans e intanto siamo già in live. Ciao!